Noi stiamo semplicemente cercando di fare un buon lavoro nei limiti in cui riusciamo a farlo e in cui sappiamo farlo. Per noi diciamo che la fortuna principale è avere un rapporto con i produttori molto forte. C'è grande fiducia nei nostri confronti da parte dei produttori, il contenuto e i talenti sono lì, noi dobbiamo semplicemente cercare di lavorare su questo meccanismo, su questa relazione di fiducia. Fino adesso ci siamo riusciti, speriamo di riuscire a farlo anche in futuro, soltanto avendo grandi ambizioni e soltanto avendo la capacità di accettare i rischi di sconfitte, solo con questi elementi è possibile provare a fare un buon lavoro. La cosa importante e riuscire a mantenere la stabilità delle intenzioni distributive nel medio-lungo periodo. Il rischio che corriamo in questo momento è che l'incertezza sulle prospettive di crescita e di recupero del mercato nel lungo spengano le ambizioni di investimento, le ambizioni produttive. La cosa assolutamente fondamentale è invece provare a guardare molto in là nel tempo, avere fiducia nel fatto che tra 2-3 anni il mercato delle sale cinematografiche sarà tornato nella pienezza delle sue potenzialità. Parlare di quali sono le percentuali di drop strutturale rispetto al mercato, secondo me ormai non serve più a nulla. La mia posizione è molto semplice, è immaginare che il mercato da questo momento in poi piuttosto velocemente ritorni alla piena potenzialità, e quindi noi abbiamo una visione di medio-lungo periodo che significa continuare a fare grandi cose e a farle con grande convinzione. Quindi anche qua il tema è la fiducia nel futuro e nella capacità delle cose che facciamo, non solo noi ma tutta l'industria, di raggiungere e consolidare il rapporto con il pubblico che abbiamo visto negli ultimi 3 anni sfilacciarsi in maniera preoccupante.